Quindi abbiamo udito diverse prospettive della società, il ruolo che ha nel nostro sistema produttivo, nella Emiliano-Romagnolo, società più in generale, nel sistema delle arti. E adesso tocca a Claudia, che fa una ricerca di un certo numero di anni, come è costume, come è essere costume di questo istituto. Claudia la illustra ad altri colleghi dell'IBC e anche ai nostri graditi ospiti, perché questo è un modo di, come dire, dare conto di una ricerca. Oltretutto, come abbiamo detto, il libro è digitale, online, quindi chiunque può valutare la volontà del lavoro. Prego. Spero che la tecnologia mi assistano tutti i libri che io, della mia biblioteca cartacea di storia dell'arte, che ho donato alla biblioteca Guglielmi per essere solo digitale, spero che non siano gelosi e che invece siano angeli custodi in questa navigazione che ci apprestiamo a effettuare. Sulla home page del sito c'è appunto il nuovo spazio ebook in cui si inaugura questa collana IBC Digital. Dunque, noi possiamo fruire della pubblicazione digitale interattiva pubblicata dall'Istituto Beni Culturali, ma realizzata in grafica e in paginazione da Design People, sia a seconda del browser che usiamo, sia in questo modo, diciamo, pagina per pagina, sia possiamo sfogliare su Issu come un libro. Vedete, si sfogliano le pagine. E per un problema tecnico, purtroppo non sfoglieremo su Issu, ma abbiamo scaricato il nostro ebook Il censimento, che è durato 5 anni, ma non è che ho fatto solo questo, in 5 anni si sovrapponevano poi tante cose. E è stato realizzato indagando la materia design negli istituti culturali della regione. Sono state vagliate più di 439 realtà, di cui 50 hanno dimostrato nuclei collezionistici inerenti alla materia, disegni, progetti, prototipi, oggetti, che per i suoi indefiniti e ambigui confini è stata circoscritta in alcuni insiemi e sottoinsiemi, a seconda del caso, in base ai più recenti studi sull'argomento. Quindi, il materiale vagliato è stato enucleato dal resto delle collezioni, fotografato e schedato nel catalogo del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, Patera, a cui arriveremo, con la scheda nucleo e a sua volta agganciata alla scheda principale del luogo contenitore di riferimento. Quindi non è stata fatta una schedatura oggetto per oggetto, ma la materia è stata divisa per nuclei collezionistici in prodotti manufatturieri e arti applicate all'industria, design d'autore, design anonimo. Tale censimento ha messo in evidenza un atlante delle tipologie composto da arredi urbani, architettura, automobili, bilancio, bottoni, design grafico, carrozze, ceramiche, comunicazioni, documenti, fotografie, giochi educativi, illuminazioni, libri oggetto, macchine utensili, macchette industriali, mezzi di trasporto, motori, oggetti d'arredo, insomma, li avete visti scorrere alle spalle dei relatori e autori, che ringrazio moltissimo per la generosità, veramente. Nel corso della ricerca, viste le diramazioni della materia, si è ritenuto opportuno anche ampliare il censimento al design museografico di allestimento in musei e biblioteche, di cui si è occupata la collega Silvia Ferrari, e documenti custoditi negli archivi del territorio, cosa di cui si è occupata
collega Mirella Plazzi, con una rilevanza di 28 casi di allestimenti museografici tra musei e biblioteche e circa 76 fondi archivistici e monografici. Qual è l'obiettivo di un censimento e di una pubblicazione? Molto, anzi direi tutto, è stato detto dall'assessore e dal presidente. Noi come Istituto Beni Culturali abbiamo affrontato la materia design come bene culturale e quindi è stata indagata da varie regolazioni scientifiche, quella storico-artistica, quella politico-sociale, quella conservativa appunto dalla salvaguardia, ma anche quella della tutela legale, perché argomento per me è molto importante, appunto nonché museografica e archivistica. Un censimento è la fotografia dell'esistente su un determinato argomento che dovrebbe servire ad amministratori di enti locali e responsabili di istituti culturali a stabilire nuove strategie di salvaguardia, valorizzazione e promozione della materia. In questo caso, rilasciandomi appunto all'appello finale del testo di Giovanna Cassese, cosa che ha detto anche oggi, avrebbe senso che gli istituti culturali facessero seriamente network per adempiere a nuove strategie sul design, come la rilettura e la fruizione delle collezioni da rinnovate angolazioni. Bene. Vado giù con la freccia che mi trovo meglio. Ecco, spero che sia visibile. Quindi entriamo nel libro, dopo le generose presentazioni di Massimo Mezzetti e Roberto Balzani, abbiamo il colto e generoso viatico introduttivo di Raimonda Riccini, che appunto mette in campo i propri ricordi e la personale esperienza formativa a Zams negli anni gloriosi in cui segnavano Thomas Maldonado e Umberto Eco, che lei cita proprio per giungere alla conclusione che il patrimonio di design che emerge da questo lavoro è visto come un'opera aperta. Flaviano Celaschi, ecco, analizza i riflessi culturali, sociologici e politici che il design ha sulla società nel secondo dopoguerra, in particolare in Italia e nella nostra regione, luoghi della cultura materiale di eccellenza, come accennava prima. Con un excursus che prende le mosse dal razionalismo di Lose, Celaschi procede per capisaldi nell'analisi di un ammodernamento della società attraverso il design e i suoi marchi, i brand, che volge verso la libertà del comfort, determinante in maniera sempre più evidente lo status sociale, culturale e politico in base alla messa scelta. Simone Arriva, che ringrazio, è qui presente, non le abbiamo dato la parola ma ha una grande importanza, dell'OXAC. Apre e chiosa citando Arturo Carlo Pintavalle, il Deus ex machina del Centro Studi e Archivio della Comunicazione XAC di Parma, straordinaria eccellente intellettuale della storia dell'arte internazionale, con cui insieme a Gloria Bianchino l'IBC ha avuto il piacere di collaborare in diverse occasioni. Responsabile della sezione progetto dell'OXAC, Riva stila la storia e il senso di questo archivio della comunicazione, lasciando alla scheda dedicata nel libro la descrizione dei singoli fondi di design. Nello spirito del suo fondatore, i singoli archivi devono essere studiati nelle relazioni tra gli insiemi e tra i progetti, anche nei generi diversi, e nei rapporti tra gli archivi anche di autori, designer, architetti o urbanisti, nonché nelle interazioni tra le diverse forme artistiche che ne rappresentano il substrato culturale di partenza. Una centralità dell'archivio, sia per il museo, sia per la ricerca, sia per la didattica che le attività espositive. Giovanna Cassese, sono già al suo testo, fa il punto sulle questioni connesse alla salvaguardia del design, oggetti simbolo dell'età contemporanea da trasmettere al futuro come testimonianza. Analizza le interconnessioni del design con arte, architettura, artigianato e industria, affrontando il tema della fragilità dei materiali e le conseguenti priorità da porre in atto per la conservazione, il restauro e la ricerca. Beatrice Cunegatti, che purtroppo non è potuta
essere presente per impegni di lavoro, e che ringrazio tantissimo, spazia dalla nascita della tutela legale del design nel regime dei privilegi alle norme attuali di disciplina del design tra normativa di industria e concorrente diritto d'autore in Italia, sino ad arrivare al contesto museale in cui la normativa in materia di conservazione, valorizzazione e uso dei beni di design deve essere coordinata con quella di protezione dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale, industriale ed autore. Nell'analizzare le interferenze tra le privative industrialistiche di diritto d'autore sul design e la disciplina dei beni culturali, l'autrice afferma che dalla sintetica disamina del quadro normativo vigente emerge che il design può essere al contempo un bene culturale e un bene protetto da privative industriali e autoriali, quindi cioè proprio un'intersezione veramente seria di diritto. Ecco, questi sono i saggi della prima sezione. Dopodiché si passa alle schede dei singoli luoghi censiti. C'è, secondo appunto le categorie tematiche dell'ADI, sono state fatte delle piccole icone: design per l'abitare, design per la persona, design per il lavoro, design dei materiali, dei sistemi tecnologici, insomma dei sottinsiemi. Poi c'è una mappa interattiva che ci porta alle singole schede. Quindi, non so, ne clicco una a caso. Abbiamo i musei civici d'arte antica delle collezioni comunali con la collezione, appunto, come è stato citato prima, da Flaviano Celaschi, dell'Emilia Ast. Una cosa che mi preme dire è che ho avuto la fortuna che di una grandissima collaborazione da parte di tutti i 50 musei, e direi che per l'80% ogni singola scheda è stata firmata dal responsabile delle collezioni. In questo caso appunto è Silvia Battistini. E entriamo nella scheda nucleo redatta da Silvia Battistini per il catalogo del patrimonio culturale appunto dell'Emilia Romagna, cosiddetto PATER. E abbiamo... cosa vuole? Niente, noi non consideriamo che... Ok, ecco, perfetto. E abbiamo la scheda che solitamente un utente può vedere se entra nel nostro catalogo del patrimonio. Dopodiché, torniamo alla pagina precedente, riclicchiamo sul nostro centro, torniamo alla classe delle tipologie e ne scegliamo un'altra. Per esempio qui c'è Laura Ruffoni, autrice di una bellissima scheda sul Museo Brindisi di Lido di Spina. Clicchiamo ed eccoci alla Casa Museo Remo Brindisi. C'è tutta la scheda appunto a suo nome e in fondo eccoci qua il link che ci porta, il permalink, mi ricordano le responsabili del catalogo, alla scheda di PATER. Quindi un PDF, un PDF, un ebook estremamente interattivo. Possiamo scegliere un'altra scheda tornando appunto. Sono qua, qui le possiamo scorrere tutte, sono 50, lascio a voi il piacere di questa lettura. Alla fine appunto, delle schede che riguardano i musei, entriamo in un altro ambito più tangente ma non meno importante, dove appunto Silvia Ferrari
si è occupata del patrimonio, un excursus sul design appunto museografico e di allestimento musei e biblioteche, svolgendo un itinerario trasversale, indagando quanto e come sia stato applicato il design strutturale di allestimento appunto in questi istituti culturali del territorio. È la nota come nel territorio emiliano si concentrano i casi più recenti di costruzioni ex novo, che evidenziano come il design si sia orientato verso la realizzazione di modelli inediti, scegliendo di non ripetere tipologie o archetipi ricorrenti dal passato, ma piuttosto rispondendo a un'esigenza sempre più condivisa anche a livello internazionale di dare forma simbolica all'architettura. E difatti vediamo delle belle casistiche di questo aspetto del design. Ecco, Mirella Maria Plazzi ha condotto l'indagine nel web sulle fonti per il design in Emilia-Romagna, esplorazione che ha offerto l'occasione per tracciare direttrici di ricerca e indicare punti di accesso, nonché esemplificare possibili percorsi, di cui ella traccia una prima mappatura totalmente interattiva e per me di grande ausilio per gli studiosi della materia. Ha veramente un saggio molto interattivo, linkatissimo, che a ogni archivio citato ci porta esattamente nel fondo. Ecco, in questo caso gli architetti di Bologna, c'è qui il responsabile del settore cultura che saluto, Daniele Vincenzi, e in altri casi biblioteche, la Panizzi di Reggio Emilia. Poi, come ogni mio censimento che si rispetti, quindi abbiamo le note biografiche di tutte le persone che compaiono, hanno scritto nel libro. Abbiamo la bibliografia apparati, la bibliografia generale, l'indice dei nomi, anch'esso interattivo, quindi non so, Giorgio Armani, eccoci qua alla scheda dove è stato citato Giorgio Armani. Per tornare però alla dove eravamo, all'indice dei nomi, apriamo il sommario e ritorniamo. Ecco, e l'indice dei luoghi. Luoghi è una parola magica per l'Istituto Beni Culturali. Infatti, i luoghi sono uno strumento che non solo che caratterizza tutti i miei censimenti e la pubblicazione di tutti i miei censimenti e le mie banche dati, da cui derivano poi le pubblicazioni, sino a darne il titolo, luoghi d'arte contemporanea, luoghi del percento, i luoghi del design che adesso andremo a vedere. Luoghi a cui Ezio Raimondi dava molteplici significati e valori, intendendo il loro senso del luogo, come senso del posto, place, ossia lo spazio che nel tempo gli uomini hanno interpretato e costruito, e quindi estremamente pertinente al design. E da qui i luoghi d'arte contemporanea, appunto, e i luoghi del design che adesso andiamo a riprendere. Si apre subito il sito? Ok, perfetto. Entriamo nel catalogo del patrimonio culturale. Vediamo il catalogo e abbiamo la vetrina. La vetrina è realizzata, la vetrina è un focus che le responsabili del catalogo, Fiamma Lenzi e Isabella Giacometti, fanno. In questo caso manualmente le vetrine le realizza Simona Marisini, che ringrazio per
il lavoro fatto, che crea un focus tematico su periodico. Ecco, quest'estate avevamo Sapore di Mare, adesso abbiamo i luoghi del design e art design. È molto piacevole perché da un lato in questa vetrina del catalogo si possono scorrere appunto gli oggetti. Il Gabbione Metallico di un caffè? No, quello che stava davanti a Bellaria. Ah, lo so, bel discorso, di Pogliati. Mi dispiace, sì. Però possiamo anche apprezzarne la scheda cliccando sulla freccina. Ecco. Luoghi culturali. Aprendo i luoghi culturali abbiamo la banca dati dei luoghi del design. E possiamo vedere tutti quanti insieme, tutte le 50 schede insieme, se 30, okay, e entrare dentro appunto di nuovo alla scheda. Ah, ma sono io allora, aspetta, last but not least, l'ultima cosa, appunto, sono i percorsi tematici. In questo caso è stato dedicato un percorso tematico di navigazione, appunto, secondo i macro insiemi che io ho classificato per censire appunto tutto questo patrimonio estremamente eterogeneo. Design d'autore, design anonimo, prodotti manufatturieri, anche dedicati all'industria, e escono solo le schede relative a questo. A questo punto è il momento dei ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio per la rinnovata fiducia Massimo Mezzetti e Roberto Balzani. Poi quella non scontata di Claudio Lombroni, perché ci conosciamo da poco. E c'è un motto che a me è molto caro, che è questo, lo ripeto continuamente: non importa come soffia il vento, ma come si spiegano le vele. In questa occasione ho avuto il ruolo di capitano e ci sono stati momenti in cui abbiamo rischiato, scusa, il naufragio, la deriva e qualche ammutinamento, ma la mia fortuna è stata di avere un equipaggio straordinario che ha saputo spiegare bene le vele e ad ogni occasione più o meno fortunata. Per cui i miei più sentiti ringraziamenti vanno ai miei colleghi, a tutti quelli che hanno fatto un pezzettino per portare al termine questa avventura che è stata denominata Le onde del destino del design. Prima di tutti, il mio ringraziamento va ad Andrea Scardova per la vasta campagna fotografica, non solo questa, ma quella anche dei censimenti precedenti. A Fiamma Lenzia e Isabella Giacometti, rispettivamente responsabile e gestore del catalogo Pater, per il costante e attivo dialogo che collega il mio lavoro al catalogo, ma soprattutto un immenso grazie a Isabella Fabbri, responsabile dell'area editoria, cui partiticamente si aggiungono Francesca Di Palma e Alessandro Lolli di Design People, che con la loro sapiente professionalità e costante vicinanza, per continuare la metafora, come prodieri, mi hanno aiutato a condurre in porto qui oggi questo progetto. Grazie.